Non c'ero quando il mio casato è caduto in rovina. I disertori si sono uniti al codardo Misrax e al suo ignobile casato della luce, fuggendo all'ultima città. Si sono consegnati ai loro oppressori, i guardiani e la loro grande macchina. Non c'è vergogna peggiore. Ho tentato di ottenere la stasi per la mia gente, ma sono stata giudicata, vincolata, abbandonata dallo stesso potere che volevo dominare. Certe catene non possono essere spezzate. O così vogliono farti credere. Oh? Ma... che sta roba? Che senso? Che senso era, Miss? Torna. Grazie per l'aiuto al vecchio Ramingo in questa situazione delicata, Prode. Avevo una consegna per l'ultima città, ma il casato della salvezza se n'è appropriato. Ora ho bisogno che tu vada sul posto per rispedire il carico. Ti farò sapere che cosa dovrai cercare una volta. Ottimo. Non mi urta che il casato della salvezza faccia la cresta sulle rotte commerciali. Non deve essere stato facile con la loro leader trasformata in un ghiacciolo. Ma non pensavo avrebbero avuto il fegato di fare una cosa del genere. A carico recuperato, capirai cosa intendo. Interessante la situazione. A Ramingo le girano. Chissà cosa gli hanno rubato. Ci siamo quasi. Il carico trafugato è poco più avanti. Ok. Cos'è? Scusatemi. Ehi, ehi, ehi. Ciao. Oh mio Dio. Brucia, brucia, brucia. Questo fatto. Ne spawneranno ancora. Ehi, hello there. No, non sono riuscito ad attivarla. Ok. Mamma, continua a essere ancora devastante questo strumento di Galus. Hello there. Questa è sempre un'arma devastante. C'è niente da fare. Vai. Dai. Oh, sì. Fuoco, baby. Ehi, ehi, ehi. Quanti sono? Di qua? Bravo. Ok. Kirala. Ramingo, sei tu? In spirito, capo. Ho convinto la nostra luce a occuparsi personalmente del recupero. Il ragno. Che mi veda in questo stato. Ne riparleremo quando sarò uscito da qui. A proposito, dobbiamo ancora definire l'indennità di rischio.
Cosa? Ne avevamo già parlato. Non mi farò estorcere da un dilettante. Non c'è problema, capo. Ti riportiamo subito alla riva contorta. La regina Mara ha messo una ricca taglia sul tuo brutto muso. Mi farebbe comodo. Facciamo così. Il casato della salvezza si è preso il mio vecchio catch. Se riuscite a recuperarlo, è vostro. E i miei collaboratori vi raggiungeranno. Date loro un passaggio e saremo pari. Hai sentito, Prode? Abbiamo un mezzo nuovo. Dobbiamo solo dissequestrarlo. Nice. Andiamo a dissequestrarlo. Forza, forza. Il ragno è tornato. Mamma. Chissà se vedremo la riva contorta di nuovo oppure no. Ehi. Allora, andiamo di qua. Mamma il ragno. Allora, questa stagione è basata su quelle parole i pirati, quindi vedremo quante ricchezze otterremo. Chissà come andrà la storia qui. Allora, i caduti saranno il punto principale. Ho sentito dei reietti che parlavano. Mentre stavi nascosto nel tuo buco? Il casato della salvezza si raduna. Qualcuno li ha spinti all'azione. Stanno cercando qualcosa che proviene dall'età oscura. Inquietante. Ma di sicuro il nostro fenomeno saprà come agire. Eramis. Cioè, non è, penso che non ci voglia tanto, però è lei. Dato che l'abbiamo vista nel trailer iniziale. Quindi... ecco, abbiamo le taglie del clan che stanno dando XP. Ehi. Ah no, questo è alleato, scusa. Lui è Arsix, un mio fidato collaboratore. Letale con i fucili conduttori. Torna utile quando si è alle strette. Ottimo, vedremo com'è il nostro combattente qui. Il nostro aiutante. Anche se la metà delle cose le farò io. Però... mai dire mai. Non credo. Non potete farci niente contro il potere della solare. Della sottoclasse solare. Brucia, brucia, brucia. Allora... mamma, io davvero dirò a Bungie... 3000 volte grazie per aver introdotto questo mio strumento Kalus di nuovo in questi perk fighi. E sarò infinitamente grato. Hai trovato quel che resta del mio equipaggio, pare. Aiutalo a spazzar via questa feccia. Attenzione, siamo molto assediati, mi dicono. No, se mi passate così, siamo fregati. Signori? Allora, tu via. Non ti avvicinare, brucia. Manca qualcuno ancora in vita? Abbiamo fatto tutto. Andiamo. Prova gli altri miei collaboratori. E sappi che da morti non mi servono. Riportameli vivi. Beh, siamo tanti, amici. Non dicevi frottole sul casato della salvezza. Li vedo belli carichi. Cosa hai detto che stanno cercando? Reliquie. Anticaglie di qualche tipo. Roba piuttosto esoterica per un simile branco di bifolchi. Sicuramente prendono ordine da qualcuno. Che diavolo è che dà gli ordini da queste parti? Quello deve essere il granchio. Fallo fuori, Prode! Oh,
Ok, stavo parlando mutato, dicevo, mamma mia, la solare quanto è devastante. Ovviamente l'arco ancora non ho visto com'è, ma lo scopriremo e farò anche dei video, quindi vedremo. Ok. Reload. Sempre, è sempre inquietante questa solare. Sarà molto utile nel nuovo raid. Immagino che questa sarà OP come arma adesso, dato che è un'arma d'arco. Quella che sto usando del dungeon. Oh mio dio. Ah. Ho finito i colpi. Non è una cosa molto buona. Ah, se ne va. Morto così. Ma sta nave Eramis ha fatto ciao ciao belli miei. Ah, diavolo, il testimone deve aver liberato Eramis. Ovvio che il casato della salvezza sia in agitazione. Quindi la ladra di navi è tornata. I manufatti che cerca. Il prezzo della sua libertà, scommetto. Ah, immagina il valore di mercato. Per fortuna abbiamo una nave buona e un equipaggio cattivo per inseguirla. Un favore, guardiana. Non far pilotare il mio catch a quel pagliaccio. Dai, ragno. La tratterò come se fosse mia. È proprio questo che mi preoccupa. L'unica cosa che dovrebbe preoccuparti è l'accoglienza che ti aspetta nell'ultima città. Andiamo, prode! Bene. Molto bene, molto bene. Iniziamo molto bene. Con quel carico ti tarpo le braccia! Allora è vero. Eramis si è liberata. Il suo nome ha ancora un peso. Ora i vecchi equipaggi sono al suo comando. I vecchi equipaggi? Ho letto di loro. Gli assassini dei Catch, le lame di bordo e... Qual è la parola umana? Pirati. Certo, lo scongelamento di Eramis non è una buona notizia e sta cercando qualcosa. Ma per una volta la fortuna è dalla nostra. Questo è esattamente ciò che ci serve. Che cos'è? Una chiave d'accesso, sorellina. Con questa puoi aprire qualsiasi porta loro chiudano. Se riesci a trovarla. Non dobbiamo sottovalutare i vecchi equipaggi. Contro quei fuorilegge ci vorrebbe l'intera avanguardia. La vedo dura. Zavala si sta preparando alla prossima mossa di Kalus e gli occulti di Ikora stanno cercando Eramis. Ma con discrezione. Restiamo solo noi. Padre, dovremmo fare il possibile per aiutare. Questi pirati rappresentano una straordinaria opportunità di conoscenza. Potrebbero avere reperti risalenti allo stravolgimento. La cosa è molto più seria di quanto immagini. Dici bene. Sappiamo tutti quanto può essere pericolosa Eramis. Tu cosa dici, Prode?
Beh, pronti a salpare. Quando vuoi, capitano. Ma non ci credo, non gli hanno aggiunto una voce, ma dai. Un minimo. Beh, Rip. Non ha, cioè, quell'accenno... Non mi è piaciuto l'accenno. Cioè, quell'accenno, ok. Cioè, boh. Ti chiamano dai campi lontani. Le voci sono... Tuono, l'offerta, energia. Raggiungi Elme e ottieni... Armi e armatura per sovraccaricare il tuo viaggio con l'arco 3.0. Ok, perfetto. Ottimo. Quindi siamo arrivati a questa parte qui. Il chantiering è strano. Mamma. Oh! Ma questo è quello di Fortnite! Ok, allora, cosa dobbiamo fare adesso attualmente? Guardiamo. Idrazione osservata. Ok, questo l'abbiamo preordinato. Questo ce l'ho già. Quindi ora. Qui c'è il ragno. Non ci siamo ancora presentati formalmente. Sono Eido, scriba del Casato della Luce, figlia di Misrax Kell, che già conosci. Sì, io e Misrax ci conosciamo bene. Ho sentito le storie. Ma davvero? Possiedi un titolo, signore. Ho sentito come ti chiamano. Oh, io possiedo moltissime cose. Ragno è meglio di caduto. E non è peggio del tuo vecchio che si fa chiamare Mithrax dai guardiani. Sì, alcuni hanno difficoltà a pronunciare il suo nome. Già, è sorprendente vedere cosa li mette in difficoltà. Presenti esclusi, ovviamente. Oh, sì, questa guardiana è molto capace. Spero di poterla aiutare in qualche modo. Coraggioso da parte tua, Eido. Cosa ne pensa tuo padre del tuo coinvolgimento? Sembra che quei vecchi equipaggi gli suscitino un po' di timore. Sì, pare in apprensione. Ma io sono una scriba. La cronaca della nostra storia rientra fra i miei compiti. E... sotto sotto, immagino che sia euforico come tutti per questa avventura. Oh, io fremo per l'emozione. Ora, piccola scriba, se fossi così gentile da scusarci, io e la guardiana abbiamo degli affari da discutere. Certo, benvenuto all'ultima città. Possa la luce provvedere. Possa la luce provvedere. Misrax, vecchio ciarlatano, hai costruito un gran bel castello di carte. Ok, ho livellato. Interagiamo con lui. Guardiana, è passato di tempo. Sembra ieri, quando ero sulla riva con Tarta a commerciare serafite e vetrofasico. E ora mi ritrovo nell'abbraccio del viaggiatore. Buffo, dove può portarti l'avere un debito con il Ramingo, eh? E che i dettagli del mio umiliante salvataggio restino tra noi. Dunque, pare che tu stia andando a incrociare le lame con Eramis e i vecchi equipaggi. Misrax non ne sembrava affatto contento. Mi chiedo perché. Ti dirò questo. Ti lascerò continuare a usare la mia nave mentre vai alla ricerca di segreti.
Penso che tu abbia la tempra necessaria. Ora mostra a quei pirati cosa succede quando incrociano il ragno. Mentre sei via, procurerò attrezzature di cui nessun capitano in erba dovrebbe fare a meno. Non c'è bisogno di ringraziarmi, ti chiedo solo di tenere fra noi la mia sfrenata generosità. Ho una reputazione da mantenere. Eh? Ottimo. Va bene. Allora, nella sicurezza del serbatoio di Etere, il famigerato Ragnon ti saluta. Vabbè, la classica roba. Adesso, sconfiggi i pirati, Lea... Sì, Lea, Lea, secondo me... Ok. Ottimo. Partiamo la riscossa, quindi. Pronti tutti i pirati.